Yo buddy e benvenuti al quinto episodio di Pokémon Marrom Merda 2. Nello scorso episodio abbiamo attraversato il Monte Lucio e dopo aver incontrato il team nemico, il team rivoluzione, siamo riusciti finalmente ad uscire da quella benedetta grotta monte, chiamatela come volete. E quindi andiamo avanti alla seconda città, anche se non so bene dove stia andando, infatti ci sono arrivato. Scusate, torno soltanto un attimo indietro per vedere se qua trovo qualcosa, non mi cazzo. Quindi Spyro, lo voglio troppo. No vabbè, sono un livello 10, meglio non. Che tanto abbiamo già catturato la scimmia e non vorrei avere troppi Pokémon deboli in squadra. Comunque siamo a Post It Town, quella che dovrebbe essere una città magari dedicata a Francesco Sole, ma questo soltanto gli ideatori lo sanno, ideatori, che cazzo dico. Benissimo, abbiamo curato e io potrei benissimo andare alla seconda palestra. Infatti capo palestra di Post It Town, Francesco Sole. Lo sapevo. Vedo soltanto se magari non c'è qualcosa da fare nella storia, se si può andare direttamente. Aspirante campione, un consiglio. Non me ne fotte dei tuoi consigli. Bene, Mardone. Ciao Pancia, ho trovato indizi interessanti sulla questione Tonio Cartonio. Non dirlo a nessuno, ma pare che questo sia un ponte. Ah ok, questo sarà un ottimo punto di allenamento. Mardone, levare il turno di picciotto. Ma bellissimo, questo è proprio fantastico. Cioè ancora più di Patrick, il più bel sprite che abbia visto fino ad adesso, da quando ho cominciato questa serie. Picciotto lo voglio avere. Appena lo trovo, prendo. Dai, proviamo a mandare in campo la scimmia, anche se so che se le prenderà perché sono un livello 11. Al massimo potrei... No vabbè, tanto gli toglie poco con botta. Potrei ritirarlo dalla battaglia e mettere un altro Pokémon se dopo la situazione si mettesse male, perché non ho ancora revitalizzanti. Con tavoletta è andata bene, abbiamo un Pikachu. Una fusione fra Pikachu e Magikarp. Forse inutile come la versione originale, ma anche no perché questa sa tuono Shock e non solo Splash. Intanto dai, la minchia, la scimmia fa il culo a Pokémon di livelli superiori. Professionismo mente, ragazzi. Ok, un altro Pikachu. Non dovrei avere problemi. Doppio team. Però di questo Pikachu non mi fido. Infatti si mette subito male. Anche perché mi ha utilizzato statico. Quindi direi di andare con una pozione per contenere i danni e di usare ancora una volta Ira. Battuto. Adesso provo a salire a vedere se nell'erba trovo qualche Pokémon, sempre se ci serba. E lo sai una cosa, credo proprio di essere sulla pista giusta. Giusto oggi ho bloccato l'evoluzione di un paio dei miei Pokémon e mi sento meglio. Risolverò il mistero prima di te. Ok. Ah, scusa, quella era più il mistero che dovevamo risolvere. Ok, è scritto male lì. Tonio Cartonio, merdone che non sei altro. Giusto, prendi questo come ricompensa. Hai ottenuto poche VIP. È un arnese che... Basta merdone, non me ne frega un cazzo della tua rumenta. Levati dai piedi. Vuoi andare dove mi vai, non fermarmi qua. Ok, addio. Ah bene, qua ci sono un po' di allenatori, così posso allenare scimmia. Vai Fausto, piglia mosche. Cazzo, 4 Pokémon, non potevi averne di meno. Ah, mi faccio soltanto salire Mister anche a livello 22, così diventa più forte. E siamo pronti per la seconda palestra. Tanto forse, ragazzi, dovrei avere un altro antiparalisi. No, ne ho ben 3, perché mi sono fatto la scorta prima. Ok, buon latte, non lo puoi usare, pezzo di merda. Provo ad usare... Perché non mi fa usare niente? Ah ok, boh, credevo mi fosse crashato Visual Boy. Benissimo, proviamo ancora con Ira. Dritto per dritto, che culo. E via, anche Weedle fuori. Mi vorrei portare almeno in parità con Sinda qui a livello 15, prima di rischiare. Fuori dai coglioni, Metipod. Bene, livello 13. Caccola. Facciamoci fuori sto caccola in questa sfida infinita.
perché piglia mosche sono sempre i peggiori, usano gli stessi Pokémon in tutta la regione e poi te ne mettono anche 4, 5, 6 alla volta. Bene, e otteniamo i Big Money. Sono il numero 3, sarà duro per 3. Ho detto veramente per 3. Oh cazzo. Vabbè, Sandclan. Vai, Mega Pugno. Vai di Mega Pugno di nuovo. Cazzo. Fallito. Vai di un altro Mega Pugno. Che tanto sei soltanto quello, perché azione è una mossa inutile. Profumino non mi serve. E trasformazione mi fa soltanto. Secondo me andrebbe ad indebolirlo. Visto che è contro uno stesso Pokémon. Vai. C'è anche Nuzlocke. Che mi sembra si evolva tipo in Hitler. Boh. Vai colpo basso. Perfetto. Intermezzi di questo genere. Vai, metto la scimmia come primo Pokémon e vado a farmela schiattare. Cazzo, ma quando ero giovane non mi si filava nessuna. E ora tutte da me vengono. Hai ragione. Hai ragione, personaggio, hai ragione. Vai. Con Ira. Cazzo, è vero, non avevo notato che erano finiti i punti mossa. Al colpo basso. Dub check. Le due sbarrette di WhatsApp. Colpo basso. Cazzo, mi è fallito. Ma no, no, che sfiga però, dai. Ma come si fa a fallire due mosse così? Cioè, proprio da sfigati. Ok. Bene ragazzi, abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo. Adesso direi che posso andare ad affrontare il temutissimo capo palestra. Guardo soltanto qua perché ho notato che c'era un membro del Team Rivoluzione. Questa gente è stata derubata. C'è sicuramente lo zampino dei ribelli animalisti. Vabbè, non mi fa passare, in poche parole. Mi curo un attimo il Pokémon e dirigiamoci alla palestra. Controllo l'ultimissima cosa, l'ordine dei Pokémon. Weedle fuori dei coglioni, vai ultimo. E andiamo. Perfetto. Oh cazzo, lo potevo evitare. Andare a letto con qualcuno è molto diverso che scambiarsi mi piace su Instagram. Hai ragione. Lui è un nuotatore. Patatamon. L'ennesimo Pokémon inutile. Vai, ho tolto già metà vita con colpo basso. Dovrebbe essere abbastanza facile. Sì. Perfetto, grande la scimmia. Sheldon. Sheldon, madò. Big Bang Theory, fantastico quel programma, ragazzi. Vai, Dira. Non gli togli un cazzo. Ma che cazzo, dritto per dritto. Ok. Vai, colpo basso. Perfetto, colpo basso e overpower, raga. Cazzo, dai, speriamo in bene. Speriamo in bene. Sì, che culo, non si è colpito da solo questa volta. Meno male. Fuori dai coglioni uno. Oh, Shadow di Kingdom Hearts. Non gli togli un cazzo. Proviamo di nuovo con colpo basso. Oh, che culo. Che culo, veramente, raga, che culo. Anche lui è lì. E andiamo di livello 16. Sfuriate, ma la scimmia non può conoscere più di 4 mosse. Che dite, raga? Che dite? No. No, meglio di no, va. Lasciamo così, non impariamo niente. Non durano un cazzo, porco dio. Ciao, sono Francesco, le adoro WhatsApp. Cazzata. No, davvero, in realtà l'adoro, credo sia utilissimo. Sarebbe più bello se la gente rispondesse dopo aver visualizzato. Sole, cazzo, metti una virgola. Qualche spazio, non si capisce mai un cazzo di quello che dici nei video. Meno male. Aspetta, devo scrivere uno stato su Facebook. Ricorda, chi fa da sé fa per tre. Ma perché tutti devono ricordare le cazzate che dici? Lottiamo o no, sono da 2 minuti in questa palestra e già mi viene voglia di ingerire del cianuro. Ma ha ragione proprio Francesco, solo il degrado. Il peggio di YouTube. WhatsApp, il Pokémon più azzeccato che potevano dargli.
Scommetto che il prossimo Pokémon sarà Facebook o qualcosa del genere, oppure Post-it. Più a tema, bastardo, ma perché devo usare super pozione? Già dalla seconda palestra cominciano. Ok, questo era facile. Post-it, che vi avevo detto? Vai, no, post-it, sta foglie lama. No, cazzo, raga, che sfiga. Mi hanno abbattuto la scimmia. Vabbè che avrei dovuto prevederlo e non usare la mossa, ma usare la pozione. Ma sono stato stupido, che ci volete fare? Succede, speriamo soltanto che Mister Anki basti. Tanto già li voleva ipnotizzarmi, che quello fallisce due volte. Fuori dai coglioni anche Post-it. Sarà Dubcek. Dub o Dubcek, non ho ancora capito bene. Cioè, la mia pronuncia fa schifo, ragazzi, scusate. Vai, Megapugno. Ok, altri due Megapugni e dovremmo aver vinto la nostra seconda medaglia se non fallisce tutte le mosse. Cazzo, 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 cazzo. Vai, Megapugno. Un'altra mossa, un altro Megapugno. Sì. Ebbene, ragazzi, abbiamo vinto la nostra seconda medaglia al quinto episodio. Fantastico, meglio tardi che mai. Ah, ma allora ti era arrivata la doppia spunta blu e non mi hai risposto. 2200 soldi per noi. Allora io credo che le persone che ci deludono possiamo perdonarle solo due volte. La prima dicendo vabbè. È fatta così la seconda. Vabbè, basta, raga. Questa palestra impegnativa da leggere. La palestra più impegnativa che mi sia mai capitata fino ad adesso. Ricorda, gallina vecchia fa buon brodo. Lo terrò a mente. Proprio le citazioni bellissime di Francesco Sole che hanno un senso. Benissimo, ragazzi. E adesso con la seconda medaglia in tasca, io direi che il quinto episodio di Pokémon Marrone Merda 2 può concludersi così. Io vi ringrazio come sempre, ciao a tutti e ci vediamo col prossimo episodio.